FabLab Bergamo è un'associazione a scopo sociale e innovativo. Noi abbiamo un reparto di stampanti 3D, dalle più piccole alle più grandi. Vedrete poi delle stampe se passate dal nostro stand, delle stampe molto grandi. E abbiamo una parte di elettronica, domotica, meccanica. Allora, oggi volevo, non so, intraprendere un viaggio con voi nel mondo della stampante 3D open source. Le stampanti 3D negli ultimi anni ormai stanno facendo tanta strada, se ne sente molto parlare, ma alla fine quando uno si affaccia al mondo della stampante 3D è un po' sempre, un po' così diciamo. Allora oggi volevo spiegare il processo e tutte le parti fondamentali di cui si compone una stampante 3D. Allora, iniziamo. La stampante 3D. Diversi tipi, per diversi scopi, diverse grandezze. Partiamo dalla stampante 3D media, diciamo, come queste Sherbot qua, che hanno un piano di stampa per 20x20x20 cm, quindi un cubo da 20, fino ad arrivare alle WASP, che passano da un'area di stampa di 20x70 fino a quella più grande sul mercato ora disponibile, che è 70x120. E, ovviamente nominiamo anche loro, sono le stampanti 3D industriali più predisposte per effettuare prototipi su grande scala. Quindi, oggi presentiamo le stampanti 3D open source e i principali materiali. I principali materiali di una stampante 3D con cui si inizia a stampare sono il PLA e l'ABS. Il PLA è quello più usato, è una plastica derivata dal mais che viene estrusa dall'estrusore della stampante ad una temperatura che varia dai 180 fino ai 200 gradi a seconda del PLA. Abbiamo un piano di stampa freddo, quindi non necessita la nostra stampante di un piano riscaldato e quindi anche i consumi della nostra stampante vengono ridotti. PLA viene usato principalmente per creare prototipi non funzionanti, ovvero se io devo creare un ingranaggio meccanico e devo andarlo a testare sulla macchina, non userò il PLA, ma userò l'ABS. L'ABS, a confronto, ha un'area, una temperatura di stampa maggiore che varia tra i 200 e i 240 gradi, al limite della temperatura dell'estrusore. Necessita però di un piano riscaldato che varia tra i 75 e i 90 gradi. Questo piano di stampa riscaldato perché? L'ABS, quando viene estruso, tende a ritrarsi, passa dalla temperatura dell'ugello a 240 gradi alla temperatura ambiente di 20-25, quindi questo crea una ritrazione nel materiale che tende a far sballare, tra virgolette, le misure. Quindi abbiamo bisogno di un piano riscaldato per mantenere queste misure e se la stampante è predisposta abbiamo bisogno anche di una camera chiusa per contenere la temperatura e evitare che il materiale si contragga. Poi, nelle materiali speciali, come vi ho detto, la stampante 3D ha subito diversi cambiamenti. Correlata ovviamente alle parti meccaniche di una stampante, alle parti elettroniche, abbiamo anche i materiali che una stampante 3D può utilizzare per le sue stampe. Diversi processi tecnologici, l'innovazione e il business che ci sta dietro a questi filamenti ha portato alla creazione di diversi materiali speciali, che noi andiamo a dettare speciali, perché non vengono usati tutti i giorni, vengono utilizzate per stampe diverse, per usi diversi. Allora, il primo che vedete è il filamento caricato a legno. Praticamente è questo filamento qua con queste stampe. Viene rilasciato da Colorfab, che è una ditta che fa filamento, e è composto da un 80% di PLA e un 20% di fibra di legno. Questa fibra cos'è che comporta in una stampante? Abbiamo una rifinitura effetto legno con le specifiche del PLA, quindi facile da stampare,
applicando diverse temperature dell'estrusore possiamo andare a creare diversi effetti, proprio un effetto del legno, delle sue scanalature, diciamo. E viene usato principalmente per effettuare prototipi, statuette, oggetti stampati che devono avere quella rifinitura. Ovvero, se io devo stampare un ponte fatto di legno, sicuramente non lo vado a stampare in PLA o ABS, ma dato che in dotazione sulla mia stampante posso stampare anche il footfill, lo stamperò in footfill per avere un pezzo rifinito quando esce dal mio piatto di stampo. Secondo, ma non meno importante, abbiamo il carbon fiber. Carbon fiber cos'è? Che è un filamento misto tra ABS e fibre di carbonio. Non pensate il risultato di stampa come la fibra di carbonio che siamo abituati a vedere, perché le fibre all'interno di questo materiale sono scomposte, ovvero non sono dritte come in una piastra di fibre di carbonio, ma sono tutte ondulate e intersecate fra di loro. Questo filamento non ha le competenze meccaniche della vera fibra di carbonio, ma come ho detto prima, dà la rifinitura e al tatto sembra veramente fibra di carbonio. È un materiale molto molto costoso, difficilissimo da stampare, perché avremo bisogno di un ugello di stampa in alluminio, perché l'ottone, i normali ugelli sono fatti in ottone, tendono ad allargarsi, perché questo filamento, diciamo, è un po' acido, quindi tende ad allargare l'estrusore della nostra stampante. Viene usato principalmente per modellismo, ovvero ABS più leggero e più resistente. Viene usato principalmente, come lo usiamo noi fab, per i telai dei droni da gara, droni da riprese, fino alle cover degli iPhone, una roba più banale. Terzo, il glowfill. Glowfill cos'è? È un filamento di nuova generazione che è fosforescente. Tutto lì, non cambia niente, è un PLA fosforescente che dà una rifinitura alla stampa più lucida al giorno. E di notte, se lasciato fuori al sole, si illumina come un normalissimo giochino fosforescente, come il braccialetto e via dicendo. L'ultimo, ho voluto inserirlo nei materiali speciali. Cos'è che è? È TPU, Filaflex. Praticamente è un filamento gommoso che ormai sta diventando parte dei materiali principali della stampa 3D, perché ha una temperatura di stampa che varia fra i 200 e i 230 gradi, non ha bisogno di un piano riscaldato come il vecchio Filaflex, è stampabile su tutte le Prusa come questo modello qua, e ha una rifinitura gommosa, quindi il mio oggetto è gommoso ed è facile da stampare. Quindi per tutte quelle parti meccaniche che hanno bisogno di essere gommose, diciamo, dei cuscinetti, quelli per non far scivolare le sedie, cioè c'è davvero un utilizzo enorme di questo filamento. Se venite allo stand di FabLab abbiamo dei vasi, delle sculture fatte con questo filamento, se potete essere interessati. Quindi, passando alla presentazione vera e propria della stampante 3D open source. Cos'è una Prusa? Una Prusa è una stampante 3D open source. Open source cos'è che vuol dire? Ovvero tutte le parti meccaniche, tutte le parti elettroniche e tutto il firmware che mi serve per avere la mia stampante completa e funzionante è reperibile online. Reperibile online, abbiamo una comunità che si chiama RepRap, dove mantiene e aggiorna al mese, all'anno, quello che è, tutti i file della nostra stampante. Se vogliamo creare la nostra stampante, su RepRap abbiamo una wiki di riferimento ampissima, da quella con due estrusori a quella maggiorata, pieno di stampi diversi, e quindi possiamo creare veramente, partendo dal singolo componente, tutta la nostra stampante 3D. Perché questo progetto ha dato così tanti risultati? Soprattutto per i costi ridotti. Abbiamo una stampante 3D che, se fatta a dovere, arriva a una risoluzione molto alta, come quella di Altimaker, e il costo molto ridotto,
che siamo per una stampante 3D sui 500 euro modello base, fino ad arrivare agli 800 con modifiche come questa qua. Praticamente questa community si basa sul io do un parere, do un problema, faccio una domanda, la community è una roba spaventosa che io ho provato personalmente, in 20 minuti ti tira fuori la soluzione, gente che ti dà una mano, ti scrive in chat, mail, per aiutarti e magari anche chiederti pareri su quello che è la stampante 3D, la sua stampante 3D, perché non mi funziona, ci sono dei problemi e così via. Allora, partendo dall'hardware della stampante 3D, ovvero tutta la parte di elettronica che compone una Prusa i3. Partendo dalla scheda di controllo, sulla Prusa i3 è presente un Arduino 2560, quindi il Mega, penso che tutti voi conoscete Arduino, che è un microcontrollore creato in Italia, il correlatore massimo Banzi, e questa scheda che si chiama RAMS è stata creata appositamente per le stampanti retro. Cioè, tutte le uscite, tutti i transistor, tutti i driver sono posizionati nella maniera più ottimale per il facile montaggio applicativo sulla nostra stampante. Partiamo dalle fasce principali. Abbiamo le uscite per il monitor LCD, che è questo qua, quello sopra. Abbiamo i nostri driver, che solitamente sono driver pol 1 con un ESC da 2.5A a seconda dei motori stepper che noi andiamo a montare, il driver cambia. Poi abbiamo tutte le uscite per i vari sensori, end stop delle parti meccaniche, abbiamo l'uscita dell'estrusore, piano riscaldato se lo vogliamo mettere, e abbiamo diodi molto forti, quindi anche se invertiamo la polarità dei motori non succede nulla. E poi vabbè, abbiamo l'alimentazione. Questa che vedete sotto, questa foto è stata scattata quando sotto c'era un Arduino. Quindi la programmazione che c'è sotto, come vi farò vedere dopo, è molto facile, reperibile online e si gestisce in maniera tranquilla. Allora,